Chiamarlo libro per me è troppo diminutivo, perché questa secondo me è un'opera d'arte, cioè è un libro dove ci sono foto che risalgono addirittura al 1923, quindi si va indietro quando ancora la macchina fotografica era un lusso, no? E da lì parte tutto questo, queste foto, questo itinerario che ti fa percorrere tutti questi 100 anni piacevolmente, perché io l'ho già visto, a parte l'ho visto in fase di costruzione, ma l'ho visto anche quando è finito. Cioè uno sfoglia questo libro, vede le foto, si fa tante domande, vede tante curiosità che magari ai nostri tempi sono cose anche abbastanza ridicole a guardare, però ecco, e ci ha rappresentato tutta la storia. Qui è stato fatto Stefano Turchi, che è lui il promotore, l'ideatore di questo libro, ha un archivio fotografico pauroso e in queste 400 pagine ha rappresentato un po' 10 anni per 10 anni tutta la storia di Arezzo. È come chiedere a un papà se c'è un figlio preferito, ma tra tutte queste foto che molti ci raccontano sono racchiuse in questo libro, ce n'è una che la emoziona di più? Allora, ce n'è una perché riguarda una partita la prima partita che io ho visto al Comunale, quindi la prima formazione dell'Arezzo, e poi ce n'è una di fine anni 70 dove un Arezzo Livorno avevano aperto la curva Prato, che non esisteva, e io mi ritrovo arrampicato sulla steccionata che, per quanto so fifone, non so come faceva a starci, forse sarà stato un secondo. L'Arezzo in questi 100 anni purtroppo non ha mai assaporato la gioia della Serie A, no? Si è andato vicino 3 volte, però purtroppo non ha mai raggiunto questo traguardo. Comunque è una storia più che dignitosa, una buona storia, e certo il tifoso aretino è anche abituato a soffrire, perché c'è l'Arezzo nel 93 fu, mi sembra, la seconda, c'era stato il quarto Sant'Elena, una scuola sarda prima, società radiata a campionato in corso, che fu assurdo a 7 giornate dalla fine. L'Arezzo è retrocesso nel 2007 quando c'erano Conte, Sarri, e molti poi passano gli anni anche a livello nazionale dicono l'Arezzo retrocesse con Conte, Sarri. L'Arezzo era arrivato a metà classifica, retrocesse per 6 punti di penalizzazione che non stavano né in cielo né in terra, è stato riconosciuto anche dopo, e quindi una volta ha perso i playoff per un gol, una volta non è andato ai playoff per una situazione strana che ridettero dei punti, mi ricordo, al Pescara. Quindi spesso è stata una storia anche sofferta, ma anche una bella storia con vittorie importanti, le promozioni in Serie B dalla prima del 66, che io avevo 6 anni, ma me la ricordo, è il primo anno che ho seguito l'Arezzo, fino all'ultima in B, che è stata quella straordinaria del 2004, a sorpresa, perché l'Arezzo, se ti ricordi, Greta, doveva fare la C2. Venne ripescato all'ultimo tuffo e poi dominò il campionato. Quindi in questi 100 anni c'è di tutto.